sono Gesù, se oggi si vede con Mega Master Force 2 Zeker X Ninja. Ok, nell'ultimo episodio abbiamo... siamo arrivati a Ela dopo numerose fatiche e siamo andati a dare un'occhiata alle linee di Ela per poi scoprire che Bull è veramente qui ed è venerato come il Sommo Buddhicius. Allora, siete qui per onorare il Sommo Buddhicius? Cosa dovremmo dire? Geo, rispondi! Cosa, io? Falla e basta! Mi scusi, riguardo al Buddhicius, in realtà è il nostro amico Bud Bison. Molto divertente. Buddhicius è l'alardo di Continental di Mu ed è stato inviato qui a Ela. Ok, ne ho abbastanza. Si può sapere cosa sono queste idiozie? Un giorno Buddhicius è giunto a noi scendendo dal cielo. Un evento miracoloso, ne converrete. Sta dicendo che Buddha è stato inviato qui da Mu? Precisamente. E ora voi tre dovreste tornare al vostro paese. Buddhicius sarà la nostra guida e ci condurrà in una nuova epoca d'oro. Ne è così sicuro? Buddha è solo un ragazzo, non un araldo. Buddha, smettila subito con quella pantomima. Scendi giù. Immediatamente! Nam 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 nam. Bud, hai sentito cosa ha detto la press? Mega, pensi che Bud sia stato posseduto? Da un corpo M? No, non mi sembra proprio. Credo che questa volta il problema sia radicalmente diverso. Adesso si sta ingozzando proprio come il vero Bud. Bud! Ascoltami, Cielo, però l'ho perso. Temo non si renda neanche conto che siamo qui. Sì, hai ragione. Ehi, deve essere difficile per la pressa essere ignorata. Voi due, seguitemi nel mio ufficio. Tuo ufficio? Non possiamo arrenderci proprio adesso. Andremo in un posto tranquillo e ideare un piano d'azione. Che ne dite delle linee di Ela? Buona idea. Ok, quindi andiamo alle linee di Ela. Ah, che scorciatura. Dobbiamo trovare un modo per parlare con Bud. Ehi, ho avuto un'idea geniale. Potremmo tirare Bud verso di noi usando qualcosa che gli piace tantissimo. Davvero geniale. Ma cosa? Del buon stufato. Giusto. Ma dove troviamo gli ingredienti? Sapevo che sarebbe tornato utile. Guarda caso qui, ho con me l'aromatizzante preferito di Bud. Ben fatto, Zack. Cos'altro hai portato? Dovremmo cercare tutti gli altri ingredienti. Per la bistecca flambé, allora ci serve del manzo, della cipolla, un po' di riso e un uovo. Sì, tutto qui. Iniziamo a cercare. Cipolla. Andrò molto pungente, ci stanno lacrimando gli occhi, ragazzo. Ah, ecco perché mi lacrimano gli occhi. Una cipolla! Una virgolette cipolla! Quindi vai con le virgolette variabili. Un mucchio di costolette enormi, sembrano ben cotte e soprattutto squisite. Ma questa carne è manzo, prendiamone un po' di questo manzo per il nostro stufato. Giottine, manzo. Signora! Buddhicius, sono Buddhicius! Ti renderemo omaggio con una pioggia di riso. E vuoi un po'? Prendilo, uso per la pioggia di riso. Già ottenuto del riso. Ok, penso che mi manchi un uovo. Cipolla, riso e uovo, prossimo. Ok. Ok, possiamo usare questo uovo per lo stufato. E quello tiene uovo. Ok. Io vado a rubare le cose in giro, tra parentesi. Questo è un altro discorso. Ok. Ma è per un bene superiore. Ah no, subito, ero già lì in ghiera. Ok, press, ho tutto in teoria. Stai scherzando? Hai trovato tutto? Ma è un miracolo! Ok, ora possiamo preparare quello stufato. Ma io non sono molto bravo a cucinare. Meno male che ho portato con me uno chef onda materia. Giottine, chef onda materia! Ora tocca a te, Gio. Perché tu non puoi materializzarlo, povero sfaticato di uno. Oh, Gezi. Dov'è che è chef? Eccolo qui. Abbuffa il mio grande rivale. Siamo sempre in competizione per vedere se lui è più veloce a mangiare. O io a cucinare. Mi dimostrerò chi è più utile tra noi due. Visivamente è molto simile. Oddio, mi ero spaventato perché si era bloccata la musica. Materializzazione, chef. Sono Cucinomatic, chef. Al vostro servizio. Oggi cucineremo un bello stufato e useremo solo gli ingredienti più freschi di Ela. Mi raccomando, Gio, questa sarà anche la nostra cena. Grazie mille per la fiducia. Sai cosa succederà se viene male? Lo so. Non metterci troppo sale, ragazzo. Non pensavo di andare in un paese straniero solo per cucinare. Rimboccatevi le maniche perché è ora di cucinare. Tra parentesi, mica, cosa mi dici di non mettere troppo sale? Tu non hai le papille gustative. Quella sera... e non hai neanche bisogno di mangiare. Forse un po' troppo tardi per dirlo. Ma pensi davvero che questo piano funzionerà? Funzionerà. Bud è un pozzo senza fondo. Altro che pozzo. Una voragine senza fondo. Questo trino...
Eccolo. Bod, finalmente ti abbiamo tirato fin qui. Di cosa state parlando voi mortali? Pensate di ingannare l'araldo di Mu? Cosa stai blaterando? Non ci riconosci, Bud? 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 Ah, oh, questo nome provoca un dolore lancinante alla testa. Alla testa? Forse Bud ha sbattuto la testa quando è caduto dal cielo. Ha perso la memoria? Ah, eccoti qui, Summo Mudicius. Ti abbiamo cercato dappertutto. Torniamo al villaggio. Un momento! Eila, vuoi forse cercare di fermarmi? Avanti, provaci. Cos'era l'odore dello stufato? Questo odorino? Sì, sono le costolette di Eila, le tue preferite. No, Bud, non andare! Devi tornare a casa con noi, Bud! No! Costolette! Devo mangiarle! Oh mio Dio! È davvero un abisso senza fondo! A quanto pare sì! Tenda! Materializzazione! Oh, che carina! Signore e signori! Volete godervi una nottata comoda e piacevole? Eccomi! Con una tenda che parla così sicuramente no, non riuscirei a dormire. Stanotte dormiremo qui, non torniamo indietro senza Buddha. E la gente si teletrasporta nella tenda, ovviamente. Wow, si sta benissimo! Vi avverto, non provate a fare cose strane mentre dormo. Ma figuriamoci! Già, ci teniamo la nostra pelle! Quanto suonava strana questa frase. Pensate solo a quanto. Buonanotte! Ok! Si sente un gran tramusto giù al villaggio. Cosa starà succedendo? Buongiorno, Joe. Al villaggio sta succedendo qualcosa. Dovremmo controllare. Andiamo a vedere il villaggio. Ah, non scusa, non ho scoppiato niente per la tua vita. È il villaggio più movimentato rispetto a ieri. Popolo di Eila, stasera canteremo, stasera danzeremo, poiché stasera il Sommo Mudicius diventerà il nostro nuovo capo. Eila, Eila! Davvero? E mangia sempre, Bud. È veramente un pozzo senza fondo qua nuovo. È una specie di festa? Se vogliamo portare a casa Bud, dobbiamo fare subito qualcosa. Ma cosa? Spero che non sia quello che penso. E cioè cosa? Mi sembra di ricordarlo. Sì, lo ricordo! Cosa succede? Ragazzo, guarda! Quello è... Sta per arrivare lui? Chi è l'impostore che parla per conto di Mu? Salve a lei solo! Ho sentito che alcuni credono all'esistenza di Mu. Ma ecco che li trovo a venerare un impostore! Tu chi saresti? Tu disonori la vera civiltà di Mu e per questo pagherai. Gente, dovete proteggere il vostro capo! Mudicius! Mudicius! È solo! Si può sapere cosa ci fa qui? Geo, dobbiamo aiutare Bud! Lo so, lo salverò io! Voi intanto trovate un luogo sicuro per nascondervi e restate lì qualunque cosa succeda, ok? Fai attenzione, Geo. La strada d'onda più semplice che esista. Cambio da DM, Geo Stella, in onda! E stavolta non dimentichiamoci di salvare, perché se solo mi fa un culo grosso così, almeno non devo rifarmi tutto sto pezzo di storia. Ok, fammi salvare. No, devo farlo alla prima. Arrenditi solo.
qui. Sarei io a doverti porre questa domanda. Cosa intendi fare, Abuto? Dipende da te. Se mi consegni il manfo, forse lo risparmierò. Mettiamola così invece, lascialo stare e io forse sarò io a risparmiarti. Perché è un tuo amico? Amicizia mi fa venire il volta stomaco, ma tu continui a crederci. Non cambierai mai. Visto che non vuoi darmi il manfo, lo prenderò con la forza. Adoro questo simbolo. E adoro anche il modo in cui solo si trasforma. Cambio d'onda, solo in onda. E ha sempre quell'aura oscura che lo circonda. Attenzione ragazzo, arriva. Wow! Cosa? È fortissimo. Molto più della volta scorsa. L'ultima volta non facevo sul serio. C'è una cosa che dovresti sapere. Con il cambio d'onda mi trasformo in Rogue, il guerriero solitario. E non faccio affidamento su nessuno. Rogue, quando ti guardo, non riesco a capire quale vantaggio ti diano i tuoi legami. Solo i codardi come te si aggrappano agli altri per sopravvivere. Ah, stai guardando Hollow. Credi ancora che io non sia superiore a lui? Non dimenticherò mai il tuo insulto. Ah, per ottenere il manfo, dovrò sbarazzarmi di te. Preparati! Ora pagherai per il tuo affronto a Mu. Ah! Ah! Non ho ancora finito con te. Dovrai capire il vero significato del terrore e della sofferenza. Lasciami in pace! Non pensavo avessi la forza di stare in piedi. La sua inutile vita è così importante per te. Lui è mio amico. Sono disposto a tutto per salvarlo. A tutto. Ah! Quello è il potere del manfo. Yeah! Questo potere è travolgente. Il manfo spazzo via tutti gli Zerker. Se continui a usarlo, incontrerai il loro stesso destino. Ah! Non mi importa cosa mi succederà. Sei disposto a sacrificarti per lui? Sì. Sono disposto a farlo piuttosto di perdere per sempre un amico. E fai così. Oh! Nessuno può fare del male ai miei amici. Ecco perché ho fatto un giuramento. Ho giurato di proteggere i miei amici a qualsiasi costo. Scattami il tuo vero potere quando i tuoi amici sono in pericolo. Come l'altra volta. Allora è questa la fonte del tuo potere, eh? Quelli come te mi fanno ribollire il sangue. Amici, legali. Farò sparire te e tutte queste sciocchezze. Questa volta le cose finiranno diversamente. In nome del mio sangue, dimostro la falsità di tutto ciò in cui credi. Vedremo. Se solo provi a torcere un capello ai miei amici, ti farò a pezzi. Battaglia d'onde, in azione! Ok, vediamo come se la cava contro il manfo il nostro amico. Direi che la verità è... per quanto io adori fare la doppia tribù, non la farò, per il semplice motivo che posso paralizzare Rogue in questo caso. Ok. Maledizione ai suoi attacchi. L'ho ricevuto. Ok. Una barriera, grazie. Ok, ok. E la chiudiamo così con una nel fuoco. Attenzione, incredibile. E sei sconfitto da solo. È impossibile. Ragazzo, finiscilo. Non puoi risparmiarlo, è troppo pericoloso. Te ne pentiresti per tutta la vita, credimi. Inammissibile. Hollow? Hollow, cosa ci fai qui? Ordini dall'alto, ti riporterò indietro. No, invece,
Posso ancora vincere. Non sei abbastanza forte per batterlo. Devi rendertene conto. E non possiamo permetterci di perderti. Hai ancora un compito da portare a termine. Ora ce ne andremo. Torna qui! Se ne sono andati. Modicius, stai bene! Non si muove, credi sia... Bud! Bud, tieni duro! Bud! No, non mi dite che muore Bud? No, c'è nel treno, non è possibile. Il mattino seguente... Bud non si è ripreso. Cosa facciamo se non si risveglia più? Non preoccuparti, Press. Ti ricordo che stiamo parlando di Bud. Esatto, si sveglierà quando il suo stomaco inizierà a brontolare. Sì, so che Bud ce la farà. Si sveglierà urlando, ho fame! Perché mi preoccupo? Bud è un ragazzone grande e grosso. Ehi, ragazzi, ho avuto un'idea! Allora parla! Ve lo spiegherò dopo. Andiamo subito da Bud, presto! È da stamattina all'alba che sto pregando, ma non ti vuoi svegliare! Senza di te, il futuro di Ayla sarà... Sei sicuro di volerlo fare, Press? Per il bene di Bud, contiamo su di te. Lo so. Buddino carino! Sveglia, bel bambino! Si può sapere cosa cavolo sto facendo? Zitto, Mega, è già abbastanza imbarazzata. Buddino, ho cucinato il tuo stufatino preferito. Se non ti svegli, Gio e Zack se lo papperanno tutto. Perché quella posa più che altro? Ah, lo stufato della Press. Lo voglio subito. C'è scritto là, però. Si è svegliato. Oh, si è svegliato. Le smancerie della Press e il profumino dello stufato hanno funzionato alla grande. Non lo farò mai più. Mai più. Lo stufato della Press è una bomba. Mi fa piacere. Anche se in realtà l'ha cucinato Geo. Ti è tornata la memoria, Bud? Sì, scusatemi per tutto, ragazzi. Però sono tornato il vecchio Bud Bison. Bush! È bello riaverti tra le mani, Bud. Eravamo molto preoccupati per te. Ora è tutto finito. Geo, hai fatto moltissimo per me. Non lo dimenticherò mai, Geo. Tu sarai sempre il mio migliore amico. Grazie. Ehi, ragazzo, guarda il tuo navigatore. La tua forza legame è aumentata. Infatti siamo 80, ok. La forza legame. Quindi il legame tra me e Bud si è rafforzato. Si ricorda tutto ora. Questo non cambia niente. Tu sei ancora Budicius, la guida di Ayla. Devi esserlo. Sì, vi ringrazio per tutte le leccornie che mi avete offerto, ma io non posso essere la vostra guida. Devo tornare a casa con i miei amici. Vuoi abbandonarci? Questo lo vedremo. Accorrete, presto! Ho bisogno di aiuto! Ehi là, cosa succede? Budicius è fuori controllo! Prendetelo! Stanno presidiando un posto addirittura. E noi ci stiamo nascondendo lì. Nascondiamoci, non possiamo scappare da qui. Perché ci tengono così tanto a me? Chiunque può diventare il loro nuovo capo. Ehi, ragazzo, ora non possiamo fare niente. Ma pare che tutti prendano ordine dal nonnetto. Innanzitutto dovremmo occuparci di lui. Sì, hai ragione. Mi trasformerò e cercherò di parlargli. Trasformandomi non mi vedrà nessuno, così potrò avvicinarmi. Voi nascondetevi qui. Ok, ragazzi, ma usciremo da questo ghiaccio nel prossimo episodio, quindi se vi è piaciuto lasciate un commento, mettetevi a seguire, iscrivetevi e direi che mi piaceva solo alla Prezz, nel modo in cui Prezz ha svegliato tutto. Quindi, bella ragazzi,